Che meraviglia fare l'ennesima lavatrice proprio quando devo registrare i miei video. Quasi quasi sono talmente sbarazzino nel fare lavatrici che potrei lavare Torlino, perché effettivamente è talmente grigio che insomma bisogna lavarlo. E di solito lui si nasconde qua. Torlino! Torlino, dove sei? Dai, salta fuori. Adesso lavatrice, poi ti asciughi, poi facciamo il fumacopido. Torlino! Non ci sono! Basta! Se mi metto qua, non verrò visto! Non verrò visto! Sciagura, sciagura! Se osa mettermi nella lavatrice, li distruggo tutti i capi in poliestere! Con queste zampine malefiche! Allora, ovviamente ho visto Torlino, che pensa di essere mimetizzato. Facciamo così, aspettiamo che la lavatrice finisca, poi potrebbe esserci un colpo di scena. Siccome Torlino non si trova, non si fa vedere, ma chissà cos'è, dov'è, farò finta che sia come al solito qua sugli spalti, proprio come se ci fosse, lo vedeste tutti, immaginate che ci sia della quota couture, tanto prima o poi Torlino ti trovo, e ti metto in lavatrice perché hai bisogno, sei tutto grigio e sporco. Ecco. Spero che mi abbia sentito ovunque lui sia. Ecco. Detto ciò, immaginate appunto la quota couture e direi che possiamo iniziare. Perché oggi è martedì, il che significa fumacopido risolve, ovvero Luca Rubica colpi di subdola, subdola, baciala, baciala, lasciala, lasciala. Risolve tutti i vostri problemi, trasciamo su poche semplici mosse. Per partecipare al fumacopido è molto semplice, mail è solo mail, no direct, no Instagram, no Twitter, no consulti privati. Mail come nel 95 con oggetto fumacopido. Fumacopido è poi l'oggetto da utilizzare in caso di questioni già risolte o di questioni analoghe a quelle che avete già risolto ma di cui avete seguito i consigli. Nickname, trasciamo lo soprammatto animato, meno troppo lunghe, puntate alla sintesi della questione, puntate su problemi originali che non avevamo mai affrontato, meglio se divertente, anche se fumacopido a volte stringe l'intensità. Pazientate che mi arrivano tantissime mail, mi raccomando, scialla, io recupero tutti, anche quelle uscite nel 2002, magari avrete già risolto il vostro problema, ma il vostro problema può essere di ispirazione ad altri nella vostra stessa situazione. Pazientate, mi raccomando, no consulti privati, no papiri, vi prego, mi continuano ad arrivare delle mail che veramente ci vuole il romanzo da 400 pagine, sintesi, mi raccomando. E niente, direi che possiamo iniziare, credo aver dato tutte le regole, se ne è stata qualcuno ormai le sapete a memoria, quindi possiamo iniziare. E or dunque, iniziamo! E iniziamo subito da Trescina Felice, che mi vuole parlare del suo problema trash amoroso, tesoro, se nel posto giusto. Ho 21 anni e sono fidanzata da più di un anno e mezzo. Il mio ragazzo e io ci amiamo molto, solo che spesso abbiamo delle crisi di coppia dovute dagli atteggiamenti un po' toxic da parte di entrambi. Ma tipo? Spesso in delle litigate l'ho insultato malamente, oppure alle volte lui non si fidava di me senza motivo e cose così. Ma dovrei sapere più o meno a cosa portano questi litigi. Vabbè, hanno senso questi atteggiamenti o no? Sono esagerati, ma qual è la spinta che hanno avuto? Vabbè, lui va pure dallo psicologo, ma entrambi abbiamo due storie difficili e anche se ci impegniamo a essere equilibrati, spesso non ci riusciamo e rischiamo sempre negli stessi pattern non sani. Io al momento non mi posso permettere una terapia, per cui spero che il cambiamento arrivi dal cielo. Ma non è semplice, aiutami tu Matteo, un saluto anche a Torlino. Ecco, Torlino, ovunque tu sia, sei salutato. Va bene, cara Trescina Felice. Allora, è un po' complicato per me darti un consiglio pratico, nel senso che, mi è difficile un po' per capire perché non ho capito da dove derivano questi dissidi, non ho capito. Ho capito solo che questi dissidi sono influenzati dal fatto che entrambi avete delle questioni non risolte e entrambi avete un passato difficile o comunque delle situazioni personali e fuori dalla coppia complicate che si insinuano nella vostra relazione e vi fanno litigare, ma non ho capito niente, sinceramente. Ho capito solo che lui per risolvere questi problemi va dallo psicologo. Tu sei consapevole che probabilmente ti servirebbe un supporto da questo punto di vista e al momento non te lo puoi permettere.
Poi è anche vero che sinceramente non lo so, è come la situazione, perché io non devo essere sincero, non so bene come funziona. Però fatemi sapere, ecco, io chiedo magari a voi, perché io sono completamente ignorante sul tema, nel senso che banalmente io non sono mai andato a fare un percorso di terapia, quindi non so come funziona. Quindi chiedo a voi se c'è qualcuno che conosce bene come funziona, se ci sono delle possibilità, perché comunque stiamo parlando di un medico che ti aiuta, la salute mentale è molto importante, e non so se ci sono delle agevolazioni dei medici, degli psicologi specializzati che comunque possono assisterti anche se non hai la disponibilità economica per scegliere lo psicologo, che costa un botto, non lo so come funziona. Quindi magari se qualcuno è informato, se esistono delle altre agevolazioni che possono essere utili a questa ragazza, lo dica nei commenti, perché se senti di averne il bisogno, secondo me è importante, ecco, mettiamola così. Però capisco che ci sia il problema della disponibilità economica, che è un fattore da considerare, però stiamo parlando di una cosa importante, quindi fatemi sapere se esistono eventualmente dei consigli pratici per questa ragazza, perché obiettivamente mi viene un po' male a sapere che lei sa di aver bisogno di un aiuto in questo senso, ma non sa come fare perché non riesce a permetterselo. Per me questo è veramente brutto. Però quindi magari se voi avete qualche conoscenza, non lo so, potete scrivere qua sotto dei consigli in questo senso, fatevi avanti, perché io non sono la persona più adatta per dire come agire. Non ho la conoscenza a riguardo, quindi se anche voi avete avuto delle situazioni analoghe e potete dare qualche info a questa ragazza, può essere molto utile anche per qualcun altro che magari sta guardando questo video nella stessa situazione, magari scopre qualcosa, se esiste qualcosa. Mi auguro di sì, ma comunque scrivete qua sotto in caso se qualcuno è preparato, mettiamola così. Però quello che ti posso dire, a prescindere da ciò, sicuramente un punto importante è la risoluzione delle vostre situazioni personali, che evidentemente sono per voi la priorità, perché comunque se avete delle situazioni personali così difficili che finiscono per intaccare anche il vostro rapporto di coppia, è chiaro che evidentemente questi sono i primi punti da superare. Però sinceramente io farei anche anzi, io capisco i punti in cui si litiga, però se sei consapevole, immagino che il tuo ragazzo lo sia, secondo me è anche importante, soprattutto se vi amate nonostante questi litigi, queste situazioni toxic, capire anche da dove derivino le situazioni toxic, perché se volete trovare entrambi una soluzione e siete consapevoli entrambi che i vostri atteggiamenti sono sbagliati, evidentemente dovete parlarvi di più, banalmente. Quindi secondo me un punto importante sarebbe quello, con questa consapevolezza condivisa, senza neanche troppi preamboli, io sinceramente, se fossi in te, organizzerei anche proprio una serata intera in cui vi mettete effettivamente a fare una certa analisi di quelli che sono i vostri comportamenti, i vostri sentimenti, e poi allo stesso tempo ti spingerei anche a riflettere un attimo a quanto questa relazione per te sia vitale in questo momento, perché se è un momento così difficile da gestire e la relazione, però da come me l'hai messa giù, semplicemente vi capita di litigare ogni tanto, entrambi sbagliate la modalità nei litigi, però non mi hai detto che siete veramente in crisi, non mi sembra almeno. Secondo me dovete parlarvi di più, e se pensi che sia importante comunque un percorso, non so se magari, se già lui può permettersi un percorso, provare a fare, però quello è una cosa che potete scegliere insieme, un percorso insieme dove magari lui si carica, diciamo, il costo nel momento in cui tu sei un attimo a secco, non so come può essere la situazione, però comunque sicuramente avete bisogno di una spinta che vi spinga al confronto, ecco. Per il resto non saprei che consigliarti, sinceramente mi è sembrata una mail molto astratta, in cui faccio veramente fatica a trovare degli appigli. In ogni caso, secondo me la questione è:
Se senti di avere dei blocchi, è giusto trovare la metodologia per riuscire a superarli e soprattutto vi serve sicuramente parlare di più. Questo è il mio consiglio, matrescine e trescine in ascolto, fatemi sapere che ne pensate, date anche voi la vostra mano a trescina felice. In ogni caso, carissima, ti mando un bacione, fammi sapere come va, aspetto i tuoi aggiornamenti. Mua! E ciao ciao. Ma ora arriviamo a Madame Bovarina, fidanzata con Angioletto da più di 5 anni. Fino a pochi giorni fa pensavo che sarei stata con lui per sempre. Stiamo insieme da quando avevo solo 15 anni e lui è stato il mio primo tutto. Con lui sto davvero bene, riesco perfettamente a immaginare un futuro per con lui. Tuttavia, qualche settimana fa ho conosciuto madrilegno che mi ha fatto completamente perdere la testa. Eccola. Mi sento una completa deficiente, penso a lui tutto il giorno, salto le lezioni dell'università per stare con lui. Sono distratta, ho perso l'appetito, oh no. Insomma, cose che non provavo dall'inizio della mia relazione con Angioletto. Non so cosa provo per madrilegno, ma lo vedo così simile a me. Studia nello stesso campo, è sportivo come me, ama leggere come me, ha il mio stesso umorismo, il mio modo di interagire con gli altri. Tutte cose in cui invece Angioletto è molto diverso. Inoltre lo trovo bellissimo e come se non bastasse ho veramente un debole per gli spagnoli e il fatto che madrilegno sia di Madrid proprio non aiuta. Oh mamma mia, il problema è che io sto davvero bene con Angioletto, non riesco a immaginare la mia vita senza di lui, ma forse non lo amo più, a prescindere da madrilegno. Ma Angioletto è perfetto con me, mi tratta come una principessa, mi sopporta nonostante io sia una fidanzata difficile, fa di tutto perché la nostra relazione continua ad essere meravigliosa. È la prima volta in 5 anni che penso seriamente di lasciarlo, ma forse ho sempre pensato che non fosse quello giusto per me. Forse sto con lui perché gli voglio un bene finito, perché la nostra relazione è stupenda e perché dopo 5 anni ho troppa paura di rimanere sola senza il suo amore e il suo supporto costante. Fuma Cupido, aiutami tu, il pensiero di lasciarlo mi fa paura da morire. Ma anche l'idea di rimanere con lui e rinunciare a madrilegno 01, il quale ancora non sa che sono fidanzata e non so neanche se sia interessato a me o se mi considera solo come una potenziale amica. Un saluto a Manila e a Torlino, un abbraccio a te, ti seguo da tanto e non mi perdo un fumacupido. Amorina. Ok, allora, cara Madame Bovarina, allora, secondo me, innanzitutto, io starei molto attento, se fossi in te, nel capire se quello che provi per madrilegno 01 è veramente una cotta, un innamoramento lampo o se semplicemente t'attizza, perché questo è il primo punto. Ma comunque, se arriva sta sbandata così casualmente e non è una sbandata che puoi controllare, addirittura perdi l'appetito, cioè mi sembra una cosa particolarmente intensa, io più che valutarla come mi sono innamorata, probabilmente è anche un segnale che evidentemente con Angioletto, per quanto lui sia un bravo patatino, è una relazione che non è più quella che cerchi tu, e di questo mi sembri anche piuttosto consapevole. Cioè, secondo me è anche sbagliato pensare che di agire in base al fatto che madrilegno 01 possa o non possa essere interessato a te, perché non è che devi agire in base al fatto che se sei sicura che madrilegno 01 ti venga dietro allora lasci Angioletto oppure no. Secondo me, prima di passare a madrilegno 01 e capire eventualmente se è effettivamente un innamoramento per cui vale la pena esplorare e capire anche se lui è interessato a te, io sinceramente rifletterei sulla relazione che già hai con Angioletto. Nel senso, mi sembra che le idee da parte tua siano abbastanza chiare. Io capisco che tu abbia paura di soffrire e di far soffrire una persona a cui vuoi bene, però il fatto che gli vuoi semplicemente bene non vuol dire che tu sia per forza innamorata di lui. Probabilmente ti sei adagiata su una relazione che va avanti un po' per inerzia e che non è più in grado di sconquassarti in qualche modo, oppure semplicemente può essere un periodo. Però finché non capisci qual è fino in fondo l'effetto della relazione che hai con Angioletto, è un dubbio che non puoi dissipare, e se non sei sincera con te stessa non lo dissipi. Devi avere anche il coraggio di venire incontro a quello che senti veramente tu. Da quello che ho letto mi sembra abbastanza chiaro che quello che provi per Angioletto è affetto. Probabilmente eri
esaltata quando avevi 15 anni, eri anche molto giovane, hai avuto diverse esperienze con lui, sei comunque giovanissima e evidentemente si è persa la magia, cioè nel senso può succedere, però allo stesso tempo quello che ti dico è se sei veramente innamorato di qualcuno, comunque ci sta che dopo un po' di anni che stai insieme a una persona non provi le stesse cose che provavi quando ti eri appena conosciuta con lui. È normale ed è anche il bello della relazione, secondo me, il fatto che le cose si trasformino e prendino una piega diversa, però se diventa semplicemente un pensiero come rimango con lui perché poverino mi fa pena, non voglio farlo soffrire e io non voglio rimanere da sola, allora questo non è giusto. Cioè se tu parli con sincerità con te stessa, arrivi al punto che il motivo per cui stai con Angioletto è che non vuoi farlo piangere e che allo stesso tempo hai paura di star da sola, io capisco che sia complicato e che soffrirete entrambi, però alla fine è questione di essere sinceri. Ed è una cosa che alla lunga mostra anche più crepe di quelle che ci sono adesso. E poi soprattutto sei mega giovane, hai 20 anni, cioè nel senso... E anche lui è mega giovane, nel senso non è che avete, cioè secondo me se arrivi a un punto, e lo dico perché non è che avete una situazione complicata dove magari ci sono anche dei figli, dove le cose vanno pensate un po' meglio, è comunque una relazione importante quella che avete, ma se è già da diverso tempo che senti che l'unica cosa che ti lega a lui è il fatto che lui sia carino con te, e c'è quella che possiamo più chiamare una mezza amicizia, allora lì ti dico pensaci bene. Evidentemente madrilegno può anche essere che non sia veramente una cotta, semplicemente questo t'attizza, ma comunque questa sbandata così difficilmente evitabile probabilmente è anche un segnale o comunque una spinta del destino o del tuo cervello che ti spinge a anche a una certa sincerità con te stessa, e su questa sincerità mi sembri abbastanza consapevole. Io non ti dico, a me sembra abbastanza chiaro che la soluzione in questo caso è cercare di capire, non per forza lasciare Angioletto, perché magari poi con un certo lavoro magari puoi capire anche che madrilegno è semplicemente una fase e il sentimento si sviluppa in un altro modo, può anche essere, però mi sembra in realtà abbastanza consapevole. Io ti direi rifletti bene sull'entità prima di pensare a madrilegno. Innanzitutto, perché a madrilegno non hai detto che sta insieme a un altro ragazzo? È perché stai flirtando con lui, ok? E adesso vedi madrilegno in questa fase un po' così, probabilmente hai anche bisogno di uscire un po' dalla scatola che ti sei creata. Comunque il fatto che hai avuto il primo ragazzo importante a 15 anni, non hai avuto nessun'altra esperienza prima, secondo me un po' si inserisce in questo discorso, perché è un po' come se tu a 20 anni fossi in cerca di quelle esperienze che è normale fare a 15, banalmente. Quindi secondo me può essere un po' anche quello, però lo sai tu in base a come vivi la relazione con Angioletto quanto veramente è importante, soprattutto perché in realtà tu mi dici non è così facile, perché in realtà tu mi dici che un futuro con lui lo immagini, però allo stesso tempo chiediti che tipo di futuro ti immagini con lui, cioè inizia a fare veramente un percorso, cioè una autoconfessione interiore, cerca di capire poi qual è il miglior modo per agire. Questo è il mio consiglio, che può sembrare astratto, in realtà è molto concreto, e non devi aver paura di essere sincera con te stessa, e quando sarai sincera con te stessa troverai anche le modalità con cui agire. Questo è il mio consiglio, ma se avete consigli per la nostra carissima, qual era il tuo nick? Madame Bovarina, fateglielo sapere. Detto ciò carissima, ti mando un bacio, fammi sapere come va, aspetto i tuoi aggiornamenti. Ciao ciao. E ora arriviamo all'ultima mail. Eden91, che ha conosciuto online un ragazzo della sua città. Ci siamo conosciuti 4 mesi fa, ci sentiamo molto spesso, ma lui non vuole uscire con me. Allora evidentemente è già chiusa la discorso.
Quando gli chiedo il motivo, dice di essere poco attraente rispetto a me. Ah, vabbè, di essere timido e di non volermi deludere. Io non so che pensare. Non capisco se lo dica perché in realtà non è interessato a me o se davvero ha poca autostima di sé. Oggettivamente è un ragazzo normale, come lo sono anche io. Ci siamo scambiati foto e per messaggio mi riempie di complimenti, dicendo anche che io sono troppo per lui. Cosa faccio? Aspetto ancora, lancio ultimatum o lascio perdere? Ma allora, io posso capire il fatto che lui sia bloccato da una scarsa autostima. Magari può anche essere che questo ragazzo ha avuto una brutta esperienza in passato, nel senso magari gli è capitato, che so, degli incontri, o magari era innamorato di qualcuno e questo qualcuno gli ha detto sei un cesso, vai a battere la pesca, e magari lui è rimasto scottato, magari ha subito degli episodi tali perché l'hanno portato a un'autostima di un certo tipo, oppure banalmente effettivamente ha banalmente una scarsa autostima e si vede più brutto di quello che è effettivamente. Che ne so io, sicuramente è molto timido, però al di là di questo tu puoi avere la scarsa autostima che vuoi, ma se un ragazzo oggettivamente buono ti scrive, ti chiede, ti fa capire che vuole uscire con te, magari lui, sai cosa può essere? Può essere anche che lui, vedendoti particolarmente bello, magari per lui veramente, non credo che sia una scusa per non vederti, sinceramente, perché in realtà sarebbe una scusa stupida, perché così spinge tra l'altro te a dirgli ma no, ma non è vero, ma cosa dici, vediamoci, cioè attira più la curiosità, cioè se veramente non volesse vederti più e volesse ghostarti, non credo che userebbe sta tattica. La trovo abbastanza stupida, però ditemi voi se funziona in caso. Secondo me può anche essere magari che è un ragazzo che ha avuto brutte esperienze, magari ha già una scarsa autostima, magari ha avuto diverse sfighe in amore, magari è uscito con un ragazzo che poi l'ha illuso. E che ne so, magari lui banalmente vedendo te che sei molto più attraente, magari lui ti ritiene, anzi è così, ti ritiene molto più attraente di quello che è lui, allora dice no, questo è troppo buono, se vuole uscire con me è solo per illudermi, probabilmente è inutile che penso che lui mi voglia, perché come già mi è successo mille volte in passato, questo arriva, usciamo, non si combina niente, poi mi ghosta perché rimane deluso, sinceramente poi ci soffro più che altro. Però è anche vero, quindi secondo me lui sta pensando più così, non tanto che magari lui ha talmente paura di un potenziale rifiuto o del fatto che la magia che si sta magari inscenando in chat possa finire nel momento in cui vi vedete dal vivo, che cerca di ritardare il momento, quando in realtà è chiaro che lui vorrebbe conoscerti, ma è bloccato da questa cosa, per cui vuole... per cui pur volendo uscire con te non vuole uscire con te, cioè nel senso secondo me lui vuole uscire con te ma secondo me è il terrore che poi tu vedendolo dal vivo, lui autoritenendosi brutto, poi il giorno dopo non gli scrivi più e sparisci sostanzialmente. Ma il problema è che molto spesso quando succede è anche per il fatto che una persona che ha una così tanta scarsa autostima, anche se si vede più brutta di quello che è davvero, in realtà fa degli appuntamenti molto... Poi può, il 90% delle persone con cui si esce sono d'accordo che sono tutti, che la maggior parte sono stronzi, però, però molto spesso se un appuntamento va male è anche perché una persona magari ha talmente bassa autostima, talmente insicurezza che all'altro dà un'impressione distorta, cioè non è tanto l'estetica ma il fatto che questa mancanza di autostima profonda poi è come se lanciasse una certa aura e rovinasse l'atmosfera. Molto spesso è così, invece banalmente una persona anche molto brutta, che però esteticamente, che però riesce a giocare con, consapevole anche dei propri difetti estetici, che riesce anche a giocarci con autoironia e ha un carattere frizzante, cioè comunque magari può capitare che dopo un appuntamento con una persona del genere
poi boh, non scatta la scintilla e non si limona e va bene così. Però se una persona ha una personalità particolarmente roboante, è interessante, magari non ci vai a letto assieme, non ci crei qualcosa assieme, però ti viene voglia di risentirla comunque, o di mandargli un meme, o di uscire in amicizia, cioè comunque fa tanto anche quello, secondo me, la grinta. Cioè poi obiettivamente anche uno, un Brad Pitt con che non esprime al meglio la propria interiorità, la propria personalità, obiettivamente è bello quando lo incontri come vedere una fotografia, però dopo un po' che ci parli, dopo 10 minuti ti cala tutta l'atmosfera, cioè nel senso un po' quello è. Quindi sinceramente secondo me lui con questo atteggiamento, che capisco, si dà la zappa sui piedi, secondo me devi dargli tu una ribaltata. Quindi sono d'accordo che una buona occasione è l'ultimatum. Io sarei proprio secco, dicendo: senti, io sono interessato a uscire con te. E non lo dico così per dire, ma perché ti trovo interessante. Però allo stesso tempo io ho bisogno di una risposta, perché io mi interesso solo a te in questo momento, vorrei conoscerti di persona, quindi decidi tu. O usciamo o non usciamo, te lo dico, te lo chiedo per l'ultima volta, e fidati che voglio uscire davvero con te. Non mettigliela proprio in modo aggressivo, però sii molto schietto e mettigliela anche del tipo: però voglio uscire con te, insomma, e non me ne frega niente se pensi che sei brutto, perché non lo sei. Quindi usciamo e basta. Cioè mettigliela così. Poi se lui ti dice per l'ennesima volta no, a quel punto va bene tutto, però una certa anche lui deve darsi una svegliata, secondo me. Quindi secondo me l'ultimatum può essere una buona idea. Mettila anche in modo un po' schietto, ironico, così almeno non sei aggressivo, ma pur essendo diretto la metti, gli fai venire anche un sorriso, dai, e vedrai che andrà bene, su. Mal che vada, se proprio questo è una spugna, cioè gli dici ok, ciao. Magari poi lui, in uno scribizzo di creatività, dice: ma dai, sì, usciamo dopo, che ne sai, vediamo, vai, vai. Però secondo me l'ultimatum va bene. Questo è il mio consiglio, ma in ogni caso, carissimo, fammi sapere come va. Aspettiamo i tuoi aggiornamenti. Detto ciò, ti mando un bacione, ciao ciao. E ora Torlino. È vero che non c'è Torlino, eh? È vero che non c'è Torlino. Torlino, adesso finiamo questa farsa, ovvio che ci sei, eccoti qua. E devo metterti... Eh sì, ti ho trovato e finisci diretto in lavatrice. Ma prima dobbiamo fare la chiusura. Torlino, non si alzano le zampine. Non mi interessa, sei lercio, Torlino, sei lercio. Ma Torlino, basta. Guarda che non si fa così, Vabbè, stai qua calmino, che magari posso anche essere bonario e metterti nella lavatrice dei delicati. Con la seta e il cashmere. Vabbè, io e Torlino vi salutiamo, vi auguriamo di sfuggire dai rovi del trash amore per addentrarvi nella balata della subdolaggine, e con questo augurio vi mandiamo un bacio, vi aspettiamo al prossimo video e vi ricordiamo sempre di essere... SOOP!